Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e ci sono tante novità di cui dobbiamo parlare. Una in particolare addirittura su un banner che stavamo aspettando effettivamente tutti quanti, ma che presenta delle novità particolari. Novità particolari che effettivamente non mi aspettavo. Avevo ricevuto delle soffiate, chiamiamole così, diverse rispetto a quelle che abbiamo avuto in gioco, e da un lato mi fa anche piacere perché vuol dire che stanno rendendo tutto imprevedibile e stanno imparando anche un po' dai loro errori, perché comunque il data mining e tutto ciò che effettivamente può essere trovato su internet deve in un modo o nell'altro essere controllato. Ecco perché delle volte mi astengo dal portare informazioni e anche dal annunciare cose che potrebbero non essere vere, come è successo in questo caso. Il data mining aveva addirittura fatto una scommessa su un possibile dual banner Yuffie Eris, addirittura, anche se Yuffie è appena uscita e ha già avuto comunque il suo banner, però da quello che si sospettava dal data mining si prevedeva un'arma vento con Imperil vento per quanto riguarda Yuffie, e un'altra arma tuono o comunque in generale un'altra arma punto per Eris. Il caso vuole che in realtà i protagonisti non sono loro. Andiamo a vedere le notizie e non la pubblicità. Andiamo a vedere le notizie, perché ci sono diverse notizie che dobbiamo andare a leggere. La prima riguarda la schedule per quanto riguarda le coop di gennaio, quindi se vi interessano le coop o non avete avuto modo di poterle fare in precedenza, potete organizzarvi per fare le coop durante il mese di gennaio. Abbiamo il classico calendario, dove ovviamente vi ricordo che ogni settimana sarà possibile ottenere items per il level cap delle vostre armi e anche delle weapon parts di ogni specifico personaggio. Per quanto riguarda le coop, avremo a partire dal 18 di gennaio alle 6 p.m., che sarebbero appunto alle 3 del mattino di giorno 19, in realtà per noi, dove avremo lo Spaceman H0512, Hard e Very Hard 2, il Blue Dragon e il Med Anchor. Successivamente avremo ogni settimana un cambio, quindi il 25 con il Mall Crawler, lo Spooky Balloon e il Vajadara V-Tai. E poi successivamente avremo il calendario delle varie weapon parts che saranno disponibili all'interno dello shop, cominciando ovviamente da quelle che abbiamo già avuto in realtà con Sephiroth e Matt, e ora praticamente avremo quelle di Zack e successivamente quelle di Yuffie, perché essendo comunque il personaggio nuovo è ovvio magari accumulare qualche weapon parts per avvantaggiarsi nel overboost di qualche arma. Detto ciò, abbiamo anche la notizia fondamentalmente del level cap, quindi level cap incrementato dal 65 a 70. Era ora che comunque arrivasse il level cap, perché comunque i periodi sono bene o male gli stessi, quindi non c'è molta differenza per quanto riguarda i vari periodi di level cap dei nostri personaggi. E ovviamente, come ben sapete, avremo il livello 70 come livello massimo e anche il character stream, quindi ogni personaggio avrà i suoi snodi per quanto riguarda lo sviluppo del personaggio, che potremo andare ad implementare man mano che raggiungeremo i vari livelli. E qui c'è la novità delle novità, il banner che tutti non si aspettavano, ovvero Red e Lucia. Un banner che sinceramente non mi fa impazzire, se devo essere onesto. È un banner che, oddio, mi piacciono le armi, perché comunque mi piacciono le armi, però non lo so, non è quel tipo di banner che mi fa saltare dalla gioia e mi fa venire voglia di pullare. Forse l'unica cosa interessante è l'arma di Red, in questo caso, che analizzeremo poi nel video a parte dove vi parlerò del banner, ma per il momento le uniche cose che dobbiamo sapere sono per l'appunto queste, ovvero le nuove armi che sono state aggiunte, ovvero il Canyon Collar, dove appunto avremo l'attacco Canyon Gale, un attacco che infligge fino
a 500% di danno vento con ovviamente danno magico a tutti quanti gli avversari, e inoltre riduce anche la difesa magica se gli HP di Red saranno superiori al 50%. Quindi Imperil magico, che comunque sarebbe riduzione della difesa magica, più danno vento nello stesso, nella stessa arma, tra l'altro AOE, quindi contro tutti i nemici, e questa è effettivamente una buona arma. È comunque una buona arma. Mentre invece per quanto riguarda Lucia abbiamo la nuova arma Thunderbird, con l'attacco Laser Spark, dove abbiamo un raggiungimento di 540% come massimale di danno magico tuono per quanto riguarda i nostri avversari, con riduzione della difesa magica single target, però in questo caso. Quindi sono due armi che fanno danno elementale e in più riduzione di difesa magica. Quindi sono due armi che secondo me sono molto buone, però non sono quelle armi che mi fanno saltare dalla sedia. Qui potrebbe nascere una bella combo tra Red e Lucia, perché per chi possiede Red con il Seaside Collar, che riduce la resistenza tuono dei nostri avversari, in combinazione con Lucia potrebbe fare una bellissima combo di riduzione, riduzione elementale tuono più riduzione magica, e quindi doppio danno, se non triplo addirittura, per quanto riguarda Lucia. Quindi potrebbe effettivamente essere molto interessante come combo. Anche con Yuffie c'è la possibilità di poter fare una cosa simile, però con Red viene più semplice, perché Red poi può essere buildato anche come pseudo support. Quindi diciamo che il ruolo di Red 2 in 1 non è male, ma ne parleremo. E poi abbiamo il nuovo costume di Red, il Canyon Duds, dove abbiamo un boost in HP, che è comunque sempre ben accetto, e poi il boost per quanto riguarda il debuff extension. Quindi avremo le stats potenza e ovviamente resistenza mastery, dove praticamente incrementeremo la durata, la potenza e anche la resistenza dei vari debuff nei confronti dei nostri avversari. E per quanto riguarda Red, che comunque sia possiede qualche Imperil e possiede anche adesso la riduzione difesa magica AOE, con un'estensione del costume potrebbe risultare abbastanza interessante. Però vedremo poi nel dettaglio un po' quello che riusciremo a fare. Per quanto riguarda ovviamente le ricompense bonus, lo sapete benissimo, ormai tutte le skin dei banner con questi eventi particolari avranno un 20% sul drop che potremo ottenere dai vari combattimenti, e poi un 5% per ogni overboost, fino a un massimo del 100% che ci permetterà di ottenere comunque il massimo delle ricompense. Successivamente non c'è effettivamente altro da dire, le classiche regole del banner con i vari stamp, quindi niente di che. E qui invece abbiamo le novità per quanto riguarda il nuovo evento, ovvero il Bomb Rush, il Golden Bomb Rush. Che cosa c'è da dire? C'è da dire che avremo a disposizione uno stage al giorno per incrementare i livelli dei nostri personaggi, che riceveranno fino a 777.777 punti esperienza per ogni run. Sono finiti tutti i bonus per quanto riguarda ovviamente il level up, perché giustamente dobbiamo soffrire un pochettino nel livellare i nostri personaggi, però questo evento ci darà comunque una buona mano. Infatti abbiamo praticamente la possibilità di sconfiggere il nostro Pyros dorato per prendere un largo ammontare di punti esperienza per il nostro, per i nostri personaggi, e poi ottenere anche ovviamente oggetti per quanto riguarda il nostro shop, quindi lo shop dell'evento. E come vi stavo dicendo prima, avremo appunto premi che comprendono un gacha ticket da 5 stelle che adesso andremo a tirare a fine video, le memorie di Cloud, Yuffie, e poi tutti i vari oggetti che ci servono per i level up o il level cap delle nostre armi in generale. I boss che incontreremo all'interno di questa battaglia, oltre alle Golden Bomb, sono gli Spooky Balloon,
Sì, vabbè, questi sono gli Spooky Balloon, ma tecnicamente questo sarebbe l'Anchor, sarebbe appunto quel maledetto Anchor, boss fastidiosissimo, con anche le zucche, appunto gli Spooky Balloon, che secondo me questa infatti è sbagliata come descrizione, perché questo non è lo Spooky Balloon, ma questo è il Metal Anchor. Gli Spooky Balloon sono appunto i Minion, che saranno deboli al vento e che sono gli stessi Minion che ci accompagnavano durante l'evento di Halloween. Quindi questa mi sembra già una piccola svista di, diciamo, di banner. Ovviamente per sconfiggere le Golden Bomb non bisognerà fare danni, ma bisognerà portare i sigilli, perché bisognerà breccare i sigilli entro il tempo limite, perché altrimenti il Pyros scoppia e shotta tutti. Quindi portate tutti i personaggi che abbiano il boost per quanto riguarda i loro sigilli e non avrete nessuna difficoltà. Per il resto non c'è altro da dire, ovviamente questo è sempre il banner che viene allegato a questo evento e queste sono tutte le news che ci interessa sapere per quanto riguarda il gioco. Quello che andremo a fare adesso è ovviamente fare la nostra pool giornaliera, visto che ancora non l'avevo fatta e me la sono proprio conservata per chiudere questo video, quindi vediamo un po' se shaftiamo. Allora, Cloud non è col vestito, però... Sì, bene, quindi shaft anche per oggi. Io non sto beccando un cazzo da queste free pool, ci tengo ovviamente a dirvelo perché mi sembra abbastanza corretto, però abbiamo il ticket 5 stelle che almeno mi permetterà di tirare un sospiro di sollievo. Quindi vediamo chi c'è. Eris, oddio, un'altra fairy tale? No, ok, la guard... no, sì, la guard stick, vabbè, non mi interessava però. Va bene, è pur sempre overboost che ci andiamo a fare. Va bene ragazzi, detto questo, io vi aspetto con il prossimo video, che sarà il video di analisi e valutazione del banner di Red e Lucia, per darvi un po' la mia idea generale e vedere più nel dettaglio questo banner. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!